Ciao a tutti amici di cinefonici.com. Avete presente, se capita anche a voi, quando vi viene la balzana idea di cercare di pescare un nuovo smartphone da recensire in tutta quella platea di nomi quasi sconosciuti? State lì a chiedervi: ma chissà come andrà questo telefono? Sarà un rimarchiato con la solita minestra o sorprenderà? Ebbene, questo Emos Pure 3 fa parte di questa seconda categoria e ci ha sorpreso. Il che ormai, come sapete anche voi, essendo tutti smartphone molto simili, capita di rado o comunque non così spesso. Vi chiedo scusa in anticipo perché purtroppo mi è scivolato per terra, quindi vedrete questa recensione con lo schermo leggermente danneggiato, ma avendo testato appunto per voi posso dirvi come va realmente questo Emos Pure 3, quindi via di recensione. La scatola è classica di colore bianco, lucida, con logo e nome del telefono un po' ovunque. All'interno troviamo lo smartphone, lo spillino, una cover in silicone, il caricatore 5V 2A, il cavo USB Type-C, un manualetto, una pellicola di scorta ed infine l'adattatore tipo C jack. Lo stile di questo Pure 3 è classico ma molto gradevole. La scocca è realizzata in un singolo componente in plastica che abbraccia tutto fino al display. Assemblaggio e costruzione sono ottimi, così come i materiali che sono veramente buoni. Facendo una piccola panoramica, davanti troviamo ai lati della capsula auricolare, a sinistra il LED RGB e il flash, mentre a destra la coppia di fotocamere, il tutto su uno schermo 18 noni che comprende anche i tasti che sono al display. Nel lato destro ci sono i pulsanti di gestione, volume diviso in due pezzi e power. Sopra pulito, lato sinistro il carrellino, mentre sotto in mezzo abbiamo la Type-C con al lato deferitoria di speaker e microfono. Dietro, in alto, centralmente, sono posizionati i due sensori fotografici, con a lato il doppio flash LED ed appena sotto il sensore delle impronte. Non abbiamo quindi il jack da 3,5 che viene sostituito appunto con l'adattatore tipo C. Passiamo alle dimensioni che sono tascabili. Abbiamo infatti 15 cm 10 di altezza per 7 cm 28 di larghezza, spessore 0,87 peso 158 grammi. In mano si tiene veramente molto bene grazie sia al formato 18 noni che alla compattezza generale del telefono, peccato però che essendo stondata la back cover risulti abbastanza scivolosa, infatti mi è caduto, quindi vi consiglio vivamente di utilizzare la cover in silicone che trovate nella confezione. Il sistema operativo nativo di questo Pure è Android 7.1 Nougat, praticamente stock, ma l'azienda ha promesso l'aggiornamento al più fresco 8 Oreo. L'interfaccia si presenta sempre veloce e reattiva, oltre che leggera. La scheda tecnica comprende il processore MediaTek 6763, detto anche P23, che è il primo che testiamo. Un octa-core con 2 GHz di clock associato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che possiamo espandere di altri 256. La scheda grafica è la Mali G71 MP2, mentre con nostro Antutu nel benchmark passiamo i 67.000 punti, il che ci colloca in piena fascia media. Lo schermo che troviamo installato è un'unità da 5.7 pollici IPS in definizione HD+, e cioè 1440x720 pixel. I colori sono belli e luminosi e possiamo tararli col MiraVision, mentre sia il touch a 5 tocchi che gli angoli di visione sono veramente buoni. Punto dolente però è la mancanza di un vetro stile Gorilla Glass, quindi attenti. Buoni invece la olofobicità generale. Guardando alla ricezione possiamo utilizzare tutte le bande italiane senza alcun problema e switch e segnale sono buoni. A bordo installiamo o due nano SIM o una nano più espansione. La capsula auricolare restituisce un suono gradevole, di buon volume, ma non del tutto nitido, mentre migliore invece in viva voce, che è buono ma non altissimo. Le notifiche arrivano tutte senza problemi, mentre il LED RGB non è personalizzabile, ma oramai standard, ovvero blu per notifiche, mentre rosso e verde per la batteria. Il parco sensori è completo, infatti tra i canonici luce, prossimità e accelerometro si aggiungono orientamento e giroscopio. Il luce non è rapidissimo ma fa il suo lavoro senza problemi. Passiamo poi al sensore dell'impronta posteriore, che è ben posizionato, abbiamo una percentuale di sblocchi di 8-9 su 10 e abbiamo anche una buona velocità.
La scheda tecnica poi è completata dal Wi-Fi dual band sia 2.4 che 5 GHz, abbiamo il Bluetooth 4.0, il GPS che fissa velocemente ed è stabile e la radio, che vanno tutti a dovere. Il reparto foto è costituito da due sensori anteriori, uno da 8 e uno da 5 megapixel con flash LED singolo, che ci garantiscono, ci restituiscono dei selfie da social, mentre passando dietro abbiamo sempre due sensori, uno da 13 megapixel di origine Sony ed uno sempre da 5 megapixel, affiancati questa volta dal doppio flash LED. Le foto in condizioni di molta luce sono veramente molto buone, con notevoli particolari, ed anche i colori sono solo a volte leggermente saturi. Anche con l'imbrunire le immagini catturate rimangono buone. Peggiori invece col buio, in cui caliamo alla sufficienza. I flash fanno il loro dovere ed illuminano bene le scene, anche se capita di rado che nelle macro il soggetto venga letteralmente accecato, mentre nelle panoramiche illumini poco. C'è un piccolo bug. L'effetto bokeh o bokeh è software, quindi sufficiente, mentre il comparto video è sempre sufficiente. L'interfaccia è stock, mentre messa a fuoco e scatto sono buoni. Nell'uso di tutti i giorni è veloce e reattivo ed ha solo dei leggeri rallentamenti nelle operazioni molto pesanti. Sia navigare che giocare con il nostro fidato Real Racing è un piacere. Lo speaker poi ci agevola grazie ad una notevole pulizia del suono e dalla completezza anche nei bassi. Il volume non è altissimo, ma abbiamo qualità. A nostra disposizione abbiamo molteplici gesture, non abbiamo però il doppio tap, ma ad esempio lo screenshot a tre dita, vedete, che poi dovete confermare, oppure da spento doppio clic e via di fotocamera. La batteria è di origine Samsung ed è una 4000 mAh che con uso leggermente intenso ci garantisce sicuramente una giornata, mentre arriviamo a un giorno e mezzo con uso normale. Nella norma anche il tempo di ricarica, che con il caricatore in dotazione 5V 2A ci mettiamo circa le canoniche 3 orette per la ricarica completa. In conclusione, questo Amos Pure 3 ci ha sorpreso per il suo equilibrio generale, è un medio e si vede. Quindi, se cercate qualcosa di diverso, prendetelo pure in considerazione, va bene praticamente a fare un po' tutto. Veniamo incontro. Allora abbiamo l'effetto bokeh o bokeh finto, software sufficiente, quindi la mancanza di un vero Gorilla Glass davanti o comunque un vetro molto simile che ci avrebbe agevolato su qualche caduta, e la scivolosità posteriore che è veramente accentuata a volte. Altro punto di domanda invece sono i pezzi di ricambio, infatti sto cercando uno schermo come potete immaginare e non riesco a trovarlo neanche su AliExpress, quindi punto di domanda proprio. Se siete interessati lo trovate su GearBest, dove l'abbiamo preso noi, oppure su Amazon e anche su TomTop. Le colorazioni sono due, quindi questa totalmente nera oppure col dietro rosso. I prezzi vanno dai 150 circa ai 170. Noi amici ci vediamo alla prossima, ciao!